La città di Darfur Buorio Terme ha dato ufficialmente il via alle manifestazioni di Natale questa domenica 4 dicembre con l'accensione del grande albero in piazza Einaudi, la piazza dell'autostazione di Buorio Terme, dove l'evento è stato preceduto da un concerto della Libera Accademia Vivaldi di Darfur, che quest'anno festeggia il 45esimo di fondazione. Uno fra i numerosi concerti proposti nei diversi borghi della cittadina termale. Quest'anno infatti l'amministrazione comunale, visto il periodo, ha deciso di festeggiare il Natale non con sfarzose luminarie, bensì con la musica e con un programma ricco di intrattenimenti e animazioni per tutti, tra cui l'apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio e numerosi altri appuntamenti in tutta la città. Ci sentivamo di fare un Natale troppa luce, anche in segno, anche di concordanza, anche con i risparmi che purtroppo abbiamo dovuto fare per i riscaldamenti di palestre e di scuole. Però nel contempo abbiamo voluto dare una forte impronta natalizia attraverso la forma di arte, sia musicale che artistica, come abbiamo visto oggi. Oggi abbiamo avuto il connubio della musica attraverso la scuola che tira su i ragazzi verso l'amore della musica, che è l'Accademia Antonio Vivaldi, e un'opera importante di un nostro cittadino della valle, che è Alessandro Garatti Comensoli, che ci ha donato per un periodo breve, ma io spero per molto tempo, un'opera così bella per la sua ricchezza di simboli, portatore di acqua, di fortuna, diciamo di sostentamento, che è l'anfora. Realizzata in bronzo patinato su base in marmo alta più di 2,5 metri con un peso di circa 300 kg, è il simbolo per antonomasia dello scultore Camuno, ormai trasferitosi in Toscana, a Pietrasanta, dove ha il suo studio, e rappresenta la metafora della vita, poiché non è solo rappresentazione di un antico contenitore di beni vitali per l'uomo, ma anche custode di tradizioni, sapienze e valori necessari all'uomo tanto il quanto il cibo per continuare a crescere e migliorare. Nonostante il maltempo, la piazza dove gli alpini hanno allestito un gazebo con bevande calde e calda arrosto era gremita. Le manifestazioni per il Natale 2022 proseguiranno con numerosi appuntamenti musicali che toccheranno tutte le frazioni e si concluderanno venerdì 6 gennaio con l'esibizione della fanfara di Valle Camonica nella piazza di Pellalepre. Questa rassegna sarà un'anteprima degli eventi che si prolungheranno per tutto il 2023, anno in cui Bergamo e Brescia saranno capitale italiana della cultura.